Oggi parliamo di blues, lo abbiamo fatto poche volte nel Guitar Live Training. Oggi voglio parlare della struttura blues e voglio proporvi un esercizio che vale, ha un'importanza sia dal punto di vista tecnico, ma anche dal punto di vista stilistico. Il blues è un genere musicale e la sua forma originale è una struttura ripetitiva di 12 battute. In questa struttura tutti gli accordi vengono suonati con la settima. Facciamo un esempio di blues in Do, o meglio, come ho detto, di Do settima. Quindi suoniamo il nostro primo accordo, che è Do settima, e sarà il nostro primo grado. Suoniamo per 4 battute sempre questo accordo, quindi 1, 2, 3 e 4, 1, 2, 3 e 4, 1, 2, 3 e 4, 1, 2, 3 e 4. Alla quinta battuta suoniamo un accordo di Fa settima, che è il quarto grado di Do. Non suoniamo però un Fa maggiore, ma un Fa settima. Quindi 1, 2, 3 e 4 e ancora 3 e 4. Questo secondo accordo lo suoniamo per 2 battute. Torniamo al Do settima, ancora per 2 battute. 1, 2, abbiamo suonato quindi 4 battute di Do, poi 2 battute di Fa e ancora 2 battute di Do. Ci troviamo già a 8 battute. Le ultime 4 battute vengono suonate in questo modo. Una battuta di Sol settima, quinto grado rispetto al Do. Una battuta di Fa settima, quarto grado rispetto al Do. Una battuta di Do settima, primo grado, per concludere con un Sol settima, quinto grado rispetto al Do. Concentriamoci solo sulle ultime 4 battute. 1, 2, 3 e 4, 1, 2, 3 e 4, 1, 2, 3 e 4, 1, 2, 3 e 4. Per poi riprendere da capo. Proviamo a farlo suonando solo una pennata su ogni quarto. 1, 2, 3 e 4, 1, 2, 3 e 4, 1. 3 e 4, terza battuta, quarta, 3 e 4, Fa, 3 e 4, ancora una, ancora Do, ancora Do, ultime 4 battute, Sol settima, Fa settima, Do e chiudiamo con Sol settima. Per comprendere bene i gradi, ho preferito fare il primo esempio in Do maggiore, per capire quindi primo grado, quarto grado e quinto grado. Trasportando il brano in un'altra tonalità, si rispetteranno sempre questi gradi, utilizzando accordi di settima, ovviamente cambieranno i nomi degli accordi. Suonando, ad esempio, in Sol, il primo grado diventerà Sol, o meglio, Sol settima. Il quarto grado diventerà Do, Do settima o Do settima, prendetelo un po' come volete. Il quinto grado sarà Re settima. Quindi suonando il brano 1, 2, 3 e 4. Primo grado Sol settima. Seconda battuta. Terza battuta. Quarta. Passiamo al quarto grado, Do settima. Torniamo al primo grado, quinto grado, quarto grado, primo grado e di nuovo quinto grado per riprendere o meglio chiudere al Sol settima, primo grado. L'esercizio che però voglio proporvi è suonare un blues in La, avere quindi questi accordi, La settima, Re settima e Mi settima, quindi molto semplice da suonare, soprattutto per chi ha meno esperienza con gli accordi, soprattutto con il barré, e subito dopo proporre un esercizio costruito su questi accordi. Intanto controlliamo la struttura, suoniamo un La settima che è il primo grado, seconda battuta, terza battuta, tre e quattro, ultima battuta. Re settima,
quarto grado rispetto a La, ancora la settima, primo grado. Adesso ci avviamo alle ultime quattro battute, Mi settima, quinto grado, Re settima, quarto grado, La settima, primo grado, Mi settima, quinto grado e riprendiamo. Proviamo però a suonare non solo con una pennata in giù, ma per ogni quarto suoniamo due pennate, una pennata in giù e una pennata in su, ma non in questo modo classico, così come abbiamo sempre studiato fino adesso, non questo 1, 2, 3 e 4, ma questo 1, 2, 3 e 4, con un ritmo shuffle, cioè dove la prima nota è più lunga della seconda nota, cioè questa prima pennata in giù è più lunga della seconda. 1, 2, 3 e 4. Abbandonatevi all'ascolto e cercate di imitare quello che faccio. La differenza con gli ottavi, così come li abbiamo sempre suonati, è questa. 3 e 4, 1, 2, 3 e 4. Il ritmo shuffle invece è questo. 3 e 4, 1, 2, 3 e 4. Proviamo adesso a suonare il nostro blues con questi accordi, con questo ritmo, e poi diamo un'occhiata anche all'esercizio tecnico, leggermente più difficile, che può essere suonato su questi accordi. 1, 2, 3 e 4. 2, 3 e 4. Terza battuta. Andiamo al Re settima. Torniamo alla settima. Mi settima. Re settima. La settima. Mi settima. E La. L'esercizio che dobbiamo fare adesso, che ci è utile sia da un punto di vista tecnico che da un punto di vista armonico e stilistico, è questo. Prima di passare però a questa versione completa, andiamo a vedere tecnicamente che cosa fare e proviamo con dei passaggi più semplici.